Andrea, no, io abito in Asia quasi 9 anni, io non ho molti amici italiani, non c'è molti italiani qui in Asia. Quindi è una fortuna che ci siamo trovati. Sì, sì, questa è la prima volta che io ho un amico italiano di fare luciare. Ma oh, bello, sì, guarda, anch'io viaggiando per l'Asia così ho fatto fatica a trovare italiani così. Infatti quando ho saputo che eri vicino ho detto sentiamo Antonio, se possiamo trovare un italiano. Sì, sì. Sì. Hey, you know, this is my show. I've been over here in Asia almost 9 years. I never get to speak Italian. It's my language. On my show I speak Khmer, Chinese, Thai, Shan. What else? Korean? I don't know. It's German, Spanish? I never get to talk Italian. It's my show. I'm not even going to translate for you. I'm just going to talk because he's my friend. Anche tu conosci il italiano che ha una relazione con what, Shaolin? Walter Gergia. Sì, sì, sì. Sì, è un maestro italiano che mi ha aiutato ad andare a questa scuola di Kung Fu, Shaolin, è del monaco Shideyang. Ah. E lui insomma è stato il mio contatto che mi ha permesso di andare a studiare in Cina per 3 mesi. Ok. So he's in contact. There's an Italian named Walter Gergia, and he's from Italy, and he has a connection with one of the major monks at Shaolin Temple. Shidoyang. And he arranged for Armand to go to Shaolin and film the Armand show in Shaolin, and aiutato Andrea ad andare in Cina. Sì, mi ha aiutato ad andare in questa scuola per studiare per 3 mesi. Okay, and he helped Andrea find a school over there, because if you want to go to China and study, it's a really good opportunity, but you have to be careful because a lot of the schools are very commercial and they may even steal your money or cheat you or just overcharge you is the big thing. It's very expensive. Quanto ha pagato? Su 300 euro un mese. Okay, he paid 300 euros per month. That's only less than 600 US dollars. I paid 200, but you know, I speak Chinese, you know, and stuff, so that made it a little easier. But anyway, so if you want to come to China or come to Asia and train, you can, but just check it out first and try and find someone who's been there. The good schools generally don't even have websites, but if you could find a friend who can recommend you, that's the best way to go. Okay, Andrea, tu voglio dire qualcosa a tutto il mondo? Sì, se volete andare anche in Cina, come diceva Antonio, se avete un contatto è molto meglio, perché il rischio che a Dengfeng, che è la città dove si trovano vicino te, che vi permetteranno di studiare il vero Shaolin tradizionale. Okay, you said that there's a lot of schools over there, they'll charge you a lot of money, and there's a chance you're going to pay a lot of money, you're not going to learn anything, you're not going to be well taken care of. So you said to make sure to find a school that's still teaching the traditional Shaolin style. Andrea, grazie. Grazie tanto. Tu hai una prova, no? Io ho una prova del Roma Verde prima di tornare in Italia, perché tornerò in Italia per poco e spero poi di tornare in Asia. Okay, so he's getting ready for his green Chroma test next week, so that's pretty exciting. I think the first Italian, pretty certain he's the first Italian student, the first Italian to make a rank. He's going to study the green Chroma exam, so buona fortuna. Grazie. And he's been traveling for 10 months, so after that he's going to go home and see his family, earn some money and come back. Okay, and Andrea, la cosa più importante di essere italiano dopo di mangiare? Sentirsi la famiglia, penso. Okay, in Italy our priorities are eating. E la famiglia è molto importante. The family it's almost the same. Esatto. E dopo parlare, no? Parlare. Ne parliamo tanto. Il deporte nazionale è soccer e parlare. Okay, talking and football. Esatto. Great. Okay, grazie. Grazie.